Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti, grazie soprattutto ai due relatori e a voi che avete avuto la compiacenza di venirci ad ascoltare. E poi grazie al professore Ferrari che ci ha dato l'occasione di questo incontro che speriamo sia piacevole. Allora, io coordino questa serata. Poi dirò qualcosina anche sul libro, che premetto subito è un bellissimo libro. Poi di questo dirò qualcosa. I due relatori già li conoscete, il professore Francesco Avonadio dell'Università di Tor Vergata, notevole studioso di Platone, di cui ricordo, non cito tutti i libri, tu mi scuserai, però voglio citare il Cratilo perché è una delle cose che più mi ha colpito della tua produzione. E poi Lidia Palumbo della Federico II di Napoli, tutti e due professori di storia della filosofia antica, la cui produzione platonica ormai si aggira sulle 5.000 pubblicazioni. E quindi chiudiamo subito questa brevissima presentazione e do la parola a l'incontro di stasera. Hanno pensato di farlo svolgere in questa maniera: faranno due interventi ciascuno alternandosi, alla fine io dirò pochissime parole, spero, e poi daremo la parola all'autore e a coloro che dal pubblico vorranno fargli domande. Quindi do subito la parola a Francesco Avonadio. Grazie. Anche io dico subito che il libro è ricco di spunti di riflessione e di elementi di interesse, e fra questi spunti io vorrei dire due parole su due aspetti. Uno di carattere, diciamo così, relativo un po' all'impianto dell'argomentazione che viene condotta da Franco Ferrari in tutto il libro, e l'altro relativo al linguaggio che Franco Ferrari adotta, cioè alle sue scelte lessicali. E le due cose, come vedremo, sono interconnesse. Dicevo, un aspetto che riguarda proprio l'impianto argomentativo. Tutta la struttura del libro fa perno intorno ad un concetto chiave che Franco Ferrari esplicita già nella prima pagina del primo capitolo. In questo capitolo si inizia con un riferimento al fatto che in molti dialoghi platonici ci sono dei richiami, dei rinvii alla tradizione misterico-iniziatica, e questo rinvio al passato è un rinvio che mette in luce come il passato possa essere considerata come una fonte di un sapere profondo, il che ha indotto a ravvisare in Platone gli elementi di un arcaismo. A questo punto Franco Ferrari precisa programmaticamente: nelle pagine che seguono si intende tuttavia dimostrare che un simile arcaismo non comporta affatto l'adesione da parte di Platone al sistema culturale tradizionale a sfondo misterico-religioso, ma costituisce un elemento di una complessa strategia la quale prevede la trasposizione di questi motivi all'interno di un nuovo orizzonte concettuale in cui si sostanzia il pensiero filosofico. Appunto, trasposizione è il concetto chiave che Franco Ferrari adotta come strumento interpretativo del passaggio o del rapporto, per meglio dire, che Platone istituisce con una tradizione culturale dalla quale prende in qualche modo, in una maniera che nel libro è presentata molto chiaramente, prende in qualche modo le distanze. Ecco, questo concetto di trasposizione, utilizzato come chiave di lettura interpretativa, mi sembra particolarmente interessante, perché è un concetto che ci consente di leggere, di interpretare il rapporto di Platone con il passato, sia in una chiave, diciamo così, di ricostruzione storico-filosofica, quindi il rapporto di Platone con i suoi predecessori filosofi, sia in una chiave di storia della cultura,
come più chiaramente emerge da questo libro, il rapporto del pensiero di Platone con un modulo culturale precedente, sia ancora in una chiave, forse al di là delle intenzioni dello stesso autore, in una chiave che definirei antropologico-culturale, nel senso che è un concetto che ci consente di interpretare il pensiero di Platone come un codice che si sostituisce a un codice culturale, una forma di cultura che si sostituisce o che soppianta o che supera un codice diverso. Ma il concetto di trasposizione utilizzato come strumento interpretativo a me sembra altrettanto interessante, perché oltre a fornirci una chiave di lettura dei rapporti fra Platone e il passato, mettiamolo in questi termini, è uno strumento che ci consente anche di comprendere una delle caratteristiche strutturali del pensiero di Platone, una caratteristica interna del pensiero di Platone, una sua precisa dinamica, come vedremo più avanti, ma mi soffermo per adesso sul primo aspetto, su quello, sulla valenza storico-culturale del concetto di trasposizione adottato come strumento interpretativo. Ora, noi sappiamo perfettamente che Platone è, diciamo così, interprete passivo ma anche attivo di una fase di autentico trapasso culturale, no? Di un mutamento profondo che caratterizza la civiltà greca, e in particolare per il superamento della religiosità, della religione tradizionale. Ma come tutti gli autentici momenti di trapasso culturale, di mutamento di codice, anche quello che Platone ci restituisce attraverso la sua riflessione, attraverso appunto il suo rapporto critico con la tradizione religiosa greca, non è una semplice e radicale contrapposizione, non è una messa a confronto del suo proprio progetto culturale iconoclasticamente contrapposta alla tradizione. Al contrario, e questo emerge molto chiaramente dalle pagine di questo libro, al contrario, Platone riconosce le ragioni profonde, no, della tradizione, della quale è comunque erede, e su questo riconoscimento, su questa consapevolezza delle ragioni profonde, attraverso quello che appunto viene chiamato un processo di trasposizione, rifunzionalizza alcune caratteristiche del pensiero tradizionale, in questo caso della religiosità tradizionale, agli scopi della sua proposta, del suo progetto culturale. Nel caso specifico, il tema più circoscritto sul quale il libro si sofferma, come dice appunto il titolo, è la nozione di immortalità. E questa nozione di immortalità subisce appunto una rifunzionalizzazione. La tradizionale concezione dell'immortalità dell'anima subisce attraverso la rilettura di Platone una rifunzionalizzazione. E sono interessanti i termini in cui Franco Ferrari esprime, espone, spiega questa rifunzionalizzazione. Leggo da pagina 15. Il percorso che si... ancora siamo nel primo capitolo, quindi ancora un'espressione di carattere programmatico. Il percorso che si intende dunque ricostruire scandisce il passaggio da un'idea misterico-religiosa di immortalità ad una nozione propriamente filosofica, incentrata non più sulla componente rituale, bensì su quella intellettuale. Allora, qui Franco Ferrari introduce una polarità per spiegare quali sono gli estremi di questo processo di trasposizione: rituale e intellettuale. In una maniera abbastanza analoga si esprime più avanti, a pagina 37, laddove si sta parlando del Fedro di Platone, del fatto che in questo dialogo ci sono frequenti richiami ai riti di purificazione. E Ferrari scrive: la purezza alla quale ambisce l'iniziato, cioè nella tradizione religiosa a cui appunto si fa riferimento, simboleggia agli occhi di Platone la purezza richiesta a chi si dedica in modo appropriato alla filosofia. Anche questo verbo simboleggiare è significativo del passaggio da un codice a un altro codice. Continua: evidentemente non si tratta più di una purificazione rituale,
bensì di una catarsis filosofica. Allora, ancora una volta questa polarità, rituale intellettuale, processo rituale, percorso, proposta filosofica. E allora io penso che, come già per il concetto di trasposizione, l'utilizzazione di questa polarità come chiave interpretativa del significato storico-culturale della proposta filosofica di Platone, quindi questa rifunzionalizzazione anche delle nozioni relative, nel caso specifico, all'immortalità dell'anima, possa essere interpretata, possa essere utilizzata, risulti feconda perché può essere utilizzata concependo così i termini di questa polarità. Sul versante del rituale cade la ripetitività. Il rito è appunto un rito, può essere un rito, solo se nel tempo, nelle diverse occasioni in cui si svolge, va ripetuto esattamente alla stessa maniera. Qual è il fattore di superamento della proposta filosofica di Platone? Cade questa ripetitività. Di volta in volta, e lo vediamo nella varietà dei dialoghi platonici e delle situazioni concrete, no? In cui ha luogo il dialeghe o la dialettica platonica, di volta in volta il percorso, per esempio, di ascesa conoscitiva è riproposto e ridisegnato in maniera differente. Analogamente, sul versante della ritualità cade una rigida codificazione. In un rito ogni gesto, ogni parola deve essere assunto da chi partecipa a questo rito in maniera assolutamente rigida. Tutto questo nella proposta filosofica di Platone viene superato, cade. Basti pensare, e qui mutuo l'espressione da un famoso libro di Monique Dixot, alle metamorfosi che conosce la dialettica nel percorso di pensiero di Platone. E ancora, sul versante del rito cade la passività. L'iniziato, che viene accolto in un determinato contesto religioso o comunque privatamente culturale, è assolutamente passivo nella proposta filosofica di Platone. Determinante è l'attività nell'ascesa conoscitiva, nell'impresa di carattere politico, comunque l'attività del soggetto che viene coinvolto in questo processo culturale. Quindi, in questo senso, mi sembra che, come già il concetto di trasposizione è uno strumento interpretativo molto fecondo, scusate, per comprendere il rapporto che lega Platone con la tradizione, allo stesso modo questa polarità riesce a mettere in luce i caratteri determinanti della proposta filosofica di Platone che la differenziano e che la configurano dalla tradizione, che la configurano come appunto un traguardo, un punto di arrivo di questo profondo mutamento culturale che caratterizza il mondo greco in questa fase. E tornerò più avanti nel secondo intervento su questo aspetto storico-culturale, ma prima di lasciare la parola alla professoressa Palumbo volevo semplicemente dire, avevo preannunciato che questo strumento concettuale della trasposizione ha una sua valenza ermeneutica anche per quello che concerne la restituzione della dinamica interna al pensiero stesso di Platone. Direi che non è un caso che in questo libro Franco Ferrari utilizzi frequentemente termini che fanno uso della preposizione trasposizione, ma in un'altra occasione si parla di un transito. A proposito del Timeo, si dice che il processo di immortalizzazione dell'anima transita attraverso il percorso dell'anima che si assimila ai moti celesti. In un altro contesto si parla di trascendimento, è una pagina in cui Franco Ferrari tira un po' le fila della sua argomentazione e dice che il pensiero platonico può essere inteso proprio come una forma di trascendimento
da una certa configurazione del rapporto dell'uomo con il mondo a quella che appunto viene proposta attraverso Platone. In un altro articolo, non mi pare che in questo libro ricorra, ma in un altro saggio scritto da Franco Ferrari si parla di transizione epistemica per descrivere un determinato passaggio che ha luogo appunto nell'ascesa conoscitiva. Ecco, sono tutte spie linguistiche che mettono in evidenza come la trasposizione utilizzata inizialmente per mettere a confronto Platone e la tradizione che Platone in qualche modo supera è un concetto, la trasposizione, che è utilizzato di fatto in maniera seconda per ricostruire anche la dinamica interna del pensiero di Platone. Ma su questo poi magari ritorno in seguito. Grazie a Francesco per queste intelligenti riflessioni appunto sul linguaggio usato in questo libro di Franco Ferrari, molto interessante. A me molto più semplicemente era piaciuto il linguaggio, però questa tua riflessione mi pare molto opportuna. Do quindi la parola a Lidia Valuno. Grazie. Il professore Aronaddio ci ha introdotto alla lettura del libro. Questo libro tratta appunto, ce lo spiegava il professore, di questa trasposizione di materiali che appartengono all'ambito rituale religioso, transizione all'ambito filosofico. Ecco che cosa fa Platone. Ora possiamo individuare una scena primaria nei dialoghi di Platone di questo meccanismo della trasposizione. E questa scena primaria è il Carmide di Platone. Lì accade che Socrate è andato a Potidea, una delle prime battaglie della guerra del Peloponneso, torna da Potidea, tutti gli domandano com'è andata la guerra, la battaglia, ma lui non vuole parlare di queste cose e sposta il focus della discussione su altro. E anche questo è interessante, studiare quante volte il filosofo cambia argomento perché vuole riferirsi a ciò che gli sta a cuore. E di che cosa parla Socrate nella palestra di Taurea? Perché anche questo è un punto interessante, il luogo dove avvengono i dialoghi. Questa è una palestra dove si va ad allenarsi, ma il vero allenamento è quello dell'anima, non quello del corpo. In questa palestra Socrate racconta che a Potidea c'era un suo commilitone, uno che faceva la guerra con lui, che era un seguace di Zalmoxis, cioè un seguace del dio Trace, Zalmoxis, il quale aveva la capacità di apanatanizein, che significa rendere immortali. Allora, possiamo osservare, dice Ferrari, che Platone qui compie una trasposizione, cioè questo verbo c'era già e significava sia credere nell'immortalità, sia essere capaci di rendere immortali gli altri. Cioè un atteggiamento di un gruppo esoterico che è in grado di assicurare la vita eterna agli altri, a quelli che diventano anch'essi seguaci di questa credenza. E Ferrari ci spiega che c'è un correlato, diciamo così, filologico di questa trasposizione, cioè il prefisso apo messo avanti ad atanatizein, che significava queste due cose, cioè credere nell'immortalità e dare l'immortalità, mettendoci questo prefisso, Platone che cosa fa? Interpreta definitivamente questo verbo come un verbo non più intransitivo, ma un verbo transitivo, cioè capace di trasmettere, il seguace di Zalmoxis è capace di trasmettere l'immortalità. Allora abbiamo veramente una situazione chiarissima, no? Della trasposizione di cui ci parlava il professore Aronaddio. Perché questa immortalità come si consegue? Seguendo degli incantesimi, epodai, degli incantesimi. E questi incantesimi sono
i caloi logoi, i bei discorsi, perisofrosiunes, intorno alla saggezza. Ecco la trasposizione. Gli incantesimi sono i discorsi della filosofia. Grazie a questi discorsi possiamo diventare immortali. Ed ecco rappresentata in scena nel dialogo di Platone quella rifunzionalizzazione del concetto di immortalità di cui parlava il professore Aronaddio, che ci consente appunto di considerare questa nel Carmide come la scena primaria della operazione di Platone, che vuole in un certo senso fare i conti con il passato, diceva giustamente il professore Aronaddio, ma vuole recuperare alcune potentissime strutture della cultura religiosa, mitica del passato, per trasferirle alla filosofia, per far sì che la filosofia sia potente come erano potenti questi meccanismi religiosi, cultuali, rituali della salvezza. Ora è la filosofia che può renderci immortali. Ecco che cosa ci spiega il Carmide, che la filosofia può renderci immortali, perché ci può dare quella consapevolezza di sé. Ci sono tante definizioni di questa sofrosione che troviamo nel Carmide, e Franco Ferrari ci spiega una cosa molto importante, cioè nel Carmide ci sono tante definizioni di sofrosione, cioè di questa virtù filosofica suprema grazie alla quale possiamo guadagnare l'immortalità. Però queste definizioni non vengono accolte, vengono considerate e poi lasciate andare, anche se alcune di esse le si ritrova poi in altri dialoghi come definizioni vere e proprie, accettate. E allora probabilmente dobbiamo guardare a questi materiali definitori come disegno dell'idea di sofrosione, che è appunto questa virtù filosofica suprema, che è la capacità di avere consapevolezza di sé, che è possesso della giustizia, che è quel sapere regolativo, quel guardare le cose dall'alto, che sarà poi la caratteristica del modo divino di regolare le cose. Ed è proprio qui che vediamo l'addentellato con la divinizzazione della filosofia. Il secondo contesto al quale volevo fare riferimento in questo mio piccolo primo intervento è il Fedone, dove troviamo praticamente lo stesso discorso, però con il cambiamento di scena. Non siamo più nella palestra di Taurea come nel Carmide, ma siamo nel carcere, dove Socrate trascorre l'ultimo giorno della sua vita. È un dialogo di solennità straordinaria, il Fedone, e lì ci sono tutti i discepoli, anzi gli amici, perché Socrate rifiutava il titolo di didascalos, di maestro. Ci sono gli amici di Socrate che sono intorno a lui e trattano un argomento. Dicevamo anche a lezione, i dialoghi di Platone sono sempre situati, quando si tratta di un argomento ci vuole il contesto adatto. Socrate sta per bere la cicuta e morire, è stato condannato a morte dall'Atene democratica, tra poco berrà la cicuta e morirà in diretta nel Fedone. Poco prima di morire tratta dell'immortalità dell'anima, cioè un argomento, come dire, che si addice alla situazione. E quando parla dell'immortalità dell'anima, parla di alcuni culti. Ecco, arriva nel dialogo il portato della tradizione antica, della tradizione religiosa, quella che va appunto rifunzionalizzata, come stavamo dicendo. È un palaios logos, un antico discorso che ci dice che ci sono ancora una volta epodai, cioè indato dall'opinione vera alla scienza. Quindi all'inizio noi abbiamo un sapere però confuso, no? Un sapere che ci viene da una dimensione prenatale di visione. Poi però possiamo impegnarci con la filosofia a rendere ragione, a far diventare operativa questa conoscenza, perché l'opinione vera sul piano operativo, sul piano della vita quotidiana, vale quanto la scienza. C'è il famoso esempio della strada per la rissa. Se io devo andare alla rissa, o la rissa, non so come si dica, se devo andarci, io ci andrò sia se ho l'opinione vera su qual è la strada, sia se ho la scienza, cioè lo so davvero qual è la strada, lo so perché ci sono già stato, lo so perché ho la cartina, che so io. Ecco, la differenza è che
sul piano operativo è uguale, ma sul piano della, del possesso epistemico, soltanto chi ha la scienza può insegnare, soltanto chi ha la scienza può dimostrare. Ecco qua. E questo era un contesto importante nel quale avviene questa trasposizione. Sono sacerdoti e sacerdotesse, quindi sono dimensioni religiose, quelle dalle quali arriva niente poco di meno che una dimostrazione su che cos'è la scienza e quali sono le differenze tra scienza e opinione vera. Quindi dimensione epistemica che deriva da una introduzione religiosa. Un altro contesto importante che voglio citare è quello del Fedro, dove l'anima appunto va exo tu uranu, al di là del cielo, no? Iuperuranos, nell'iperuranio, va al di là del cielo e vede le idee. E questa visione prenatale consente agli umani di diventare divini, perché questa visione prenatale è ciò che rende divini gli dèi ed è ciò che rende filosofi gli umani, cioè è la stessa cosa. Questo è un punto del Fedro veramente strabiliante: è la stessa cosa che rende divini gli dèi e rende filosofi gli uomini. Cioè gli dèi sono dèi, cioè sono sapientissimi, cioè sono felici, perché questa è un'altra cosa fondamentale, che gli dèi sono felici. E perché sono felici? Perché contemplano il vero essere. Questo è il messaggio del Fedro. E poi, e quindi diciamo, la filosofia che cos'è? È una periagogetes psyches, una conversione dell'anima dal piano delle cose che nascono, crescono e muoiono al piano della verità, del vero essere, che somiglia all'anima. Abbiamo visto prima, l'anima ha syngeneia. L'ultimo contesto che voglio citare è quello straordinario del Timeo. Il Timeo è il dialogo nel quale Platone affronta il tema della teoria. Vi ricordate, non so se tu hai fatto già riferimento a un'altra figura interessante che compare nel libro di Franco Ferrari, cioè la figura del Teoros. Il Teoros è un ambasciatore che va a vedere, va a vedere per conto proprio o per conto di una città. Questa attività del vedere, che rende il Teoros diverso dagli altri, perché gli altri stanno a casa loro in una dimensione normale, invece il Teoros esce dalla situazione abituale e se ne va in una situazione diversa. Chi riesce a lasciarsi alle spalle le tradizioni abituali e sa aprire un nuovo sguardo su nuove cose, potrà compiere questa periagogè, questa conversione dell'anima. E quindi in un certo senso il filosofo in Platone è l'erede del Teoros, così come per le trasposizioni che abbiamo visto prima è anche l'erede del Theos Aner, dell'uomo divino, dello sciamano, di colui che dà l'immortalità. Ma dicevamo, il contesto del Timeo, il contesto del Timeo è un contesto incredibile nel quale Platone narra in forma verosimile la formazione del cosmo, dell'anima del mondo, dell'anima dell'uomo. E in questo contesto si dice una cosa molto bella. Io vorrei leggere brevemente questi due passi straordinari del Timeo. Timeo 47b a pagina 72, anche se so che i ragazzi hanno cercato il libro, non l'hanno trovato, e a questo punto lo potete comprare su Amazon, io penso che è la cosa migliore. E dunque leggiamo in Timeo 47bc: il Dio ha trovato per noi e ci ha donato la vista affinché, osservando i periodi dell'intelletto nel cielo, noi ce ne servissimo per comprendere i movimenti circolari del pensiero che è in noi, che pur essendo dello stesso genere, ritorna il termine, syngeneis, cioè la syngeneia del nostro pensiero con il pensiero dell'universo, perché questo è il messaggio del Timeo, che il nostro pensiero è anche il pensiero dell'universo, è fatto della stessa pasta del pensiero dell'universo. Però il pensiero dell'universo è imperturbabile, il nostro invece è perturbato.
e dopo aver appreso i movimenti dei cieli e avere preso parte alla correttezza dei ragionamenti secondo natura, imitando i movimenti assolutamente regolari della divinità, noi possiamo correggere i nostri movimenti erranti. I movimenti, pagina 75, Timeo 90c, i movimenti affini, ritorna la parola Syngeneia, i movimenti affini a ciò che vi è in noi di divino, il pensiero nell'uomo è la dimensione divina. Ecco che cosa ci accomuna agli dèi, l'attività del pensiero pensante. Allora, i movimenti del cielo che sono affini ai movimenti che sono in noi, ciascuno di noi può assecondare e correggere le rotazioni che alla nascita hanno subito una deviazione nella nostra testa, con l'apprendimento delle armonie e dei movimenti circolari dell'universo. Ciascuno di noi in questo modo può rendere simile il contemplante al contemplato. Contemplando il cielo, dobbiamo sforzarci di diventare celesti, capite? Cioè di accordare i movimenti della nostra mente sui movimenti cosmici. Noi siamo cosmici, la nostra Archaia Fusis, la nostra vera origine è celeste, perché noi siamo piante celesti e non terrestri. Questa è la frase veramente formidabile del Timeo. E allora, in accordo con l'antica natura, diventati simili, possiamo giungere al compimento della vita migliore che gli dèi hanno predisposto per gli umani, per il presente e per il tempo futuro. Ecco, in questo modo gli uomini possono diventare simili agli dèi. Ecco l'immortalizzazione, la divinizzazione della vita. Serve correggere, coltivare la nostra dimensione del pensiero. Nel simposio, Diotima, la sacerdotessa di Mantinea, aveva fatto riferimento a tre tipi di immortalità, di immortalizzazione che gli umani possono conseguire. Il primo tipo, il più basso, è quello di mettere al mondo dei figli. Mettendo al mondo dei figli, gli umani pensano di poter in qualche modo partecipare dell'immortalità. Questo partecipare è interessante, il verbo è metekein, partecipare dell'immortalità. In fondo, mettendo al mondo dei figli è un modo, però è il modo più basso. Il secondo modo è quello della gloria e della fama, che è tipico della tradizione culturale greca, no? Nei canti dei poeti, nei monumenti funebri, c'è il ricordo eterno degli eroi. Addirittura Ettore, prima di morire, vi ricordate, nell'Iliade, fa, come dire, riferimento alla sua vita eterna nella memoria dei posteri. Ma questo è soltanto il secondo tipo. Invece il tipo veramente alto di immortalità è quello della filosofia, naturalmente, cioè quello che consente l'uso del pensiero puro. Ora, il libro di Franco Ferrari si chiude, dopo aver attraversato questi percorsi platonici, si chiude con un riferimento ad Aristotele, che mi è molto piaciuto. Aristotele, nell'Etica Nicomachea, questa è proprio una pagina del maestro del professore Ferrari, professore Mario Veggetti, che aveva proprio studiato questo decimo libro dell'Etica Nicomachea, nel quale Aristotele sembra platonizzare. E dopo aver parlato dell'importanza della saggezza mortale, della saggezza politica, parla invece della teoria, della sofia, cioè di questa forma di sapienza che rende gli umani simili agli dèi. E dice cose platoniche, cioè dice proprio che il pensiero pensante, quando esercitato in modo puro, rende gli uomini come gli dèi. Abbiamo nel libro dodicesimo della Metafisica il primo motore immobile che tutti hanno studiato, che è Theos, un dio. Ecco, che cosa fa questo primo motore immobile, che è pensiero di pensiero, nous noeseos, pensa. Quindi il dio è filosofo per Aristotele, pensa, e questa attività la svolge in modo permanente e continuato. Invece gli umani, il pensiero pensante, è qualcosa che svolgono soltanto in modo intermittente, discontinuo. Però
questa è l'unica differenza tra gli uomini e gli dèi. Se pensassimo sempre saremmo dèi. Ecco, questa è la cosa su cui vorrei concludere. Grazie. Grazie ai due presentatori. Io non parlerò a lungo, voglio dire soltanto alcune cose, e cioè il confermarmi nell'idea che è bello trovare in un libro delle cose con cui tu sei d'accordo. È bello anche trovare cose con cui, sulle quali non sei d'accordo, se sei disposto ad accoglierle, se hai una mente aperta e così via. Ma questa disposizione in cui ti mette un libro come, mi ha messo un libro come quello di Franco Ferrari, è stato veramente quello di apprezzare alcune cose del libro. Del vestito con Franco ci conosciamo da decenni, abbiamo fatto discussioni filosofiche a morire, appiccichi, come si dice a Napoli, filosofiche alla luce dei nostri sigari dopo una bistecca e così via. Ma un'altra cosa volevo ribadire, e cioè che legge, e il libro di Ferrari è esemplare in questo. Platone si può leggere in vari modi, e in tanti modi è stato letto durante 2400 anni, ma l'importante è non prenderlo alla lettera, perché se noi potremmo isolare, cosa che è stata fatta nella lunghissima storia dell'ermeneutica platonica, se noi isoliamo delle frasi dal contesto dei dialoghi di Platone, noi facciamo dire a Platone tutto quello che vogliamo. E infatti è stato presentato un Platone mistico, per esempio, un Platone disprezzatore del corpo, che sostiene la fuga dal mondo, eccetera, eccetera. Espressioni che ci sono nei dialoghi platonici. L'anima apprende soltanto quando è separata dal corpo, quando non ha più contatto col corpo, e quindi solo dopo la morte. Ecco perché bisogna desiderare la morte, perché la morte ci porterà alla vera conoscenza. E questo significa quello, un aspetto religioso, un aspetto mistico, niente affatto. Perché tutte queste del resto ha ancora altri esempi. Platone è stato paragonato anche, come sapete, al teorico del pensiero nazista, al teorico del pensiero fascista, nazista, razzista addirittura. Esatto. E non solo lui. Dunque, sì, ma questo appunto isolando alcune frasi dai contesti dialogici che oggi per fortuna cominciano ad essere studiati con più attenzione e con più perspicacia e acutezza, nei quali sono espressi, perché si scopre tutto un altro mondo e tutta un'altra maniera di intendere, di avvicinarci, di tentare di avvicinarci alla filosofia platonica, che secondo me lascerà sempre qualcosa da scoprire. E quando uno di noi si mette a leggere più di una volta lo stesso dialogo, scopre cose che non aveva notato, eppure quel dialogo lo sapeva quasi a memoria, ma poi ecco, per la suggestione di un altro lettore, per una tua disposizione d'animo, tu cogli altre cose. E in questo credo che il testo platonico sia unico in tutta la letteratura filosofica occidentale. Ci sono due punti sui quali volevo fermare un attimo l'attenzione. Uno è che però non credo di essere in disaccordo con Franco, solo che Franco Ferrari intendo, non ha portato fino alla fine questo suo ragionamento. Uno è quello a cui già hanno accennato Lidia, mi pare, uno è quello della teoria. E questo è importante, perché Platone è stato considerato anche come un intuizionista. Vedere le idee significa contemplare le idee nella loro bellezza e un rimanere in una situazione di afasia di fronte alle idee, perché le idee si contemplano.
mi riferisco, e anche questo, scusate, non è vero, anche Franco è d'accordo su questo. E faccio solo due esempi, che fa anche Franco, uno è la Repubblica, nella famosa allegoria, mito, come lo volete chiamare, della caverna, e l'altro ovviamente è nel discorso a cui faceva riferimento Lidia, e nel simposio il famosissimo discorso di Diotima. Ebbene, anche lì noi abbiamo che alla fine del percorso l'attore di questa scena contempla le idee. Ma nella Repubblica è lo schiavo o l'uomo legato che si libera dalla catena e giunge fino alla superficie della caverna, guarda le cose e poi guarda il sole e contempla il sole. Ma questa contemplazione non è la contemplazione statica del sole. Secondo esempio è quello del simposio. Questo uomo che passa attraverso tutte le visioni fisiche del bello, finalmente, delle cose belle, finalmente coglie l'idea del bello e contempla, il verbo è proprio quello, e contempla l'idea del bello. Ora, nell'un caso come nell'altro, Franco, questo non lo espliciti fino in fondo, questa contemplazione non è l'atto finale, è l'atto finale di un percorso che si può chiamare ascesa, non ascesi, ma è l'inizio di un altro percorso, in tutti e due i casi. Perché nel caso della caverna, l'uomo che vede finalmente e contempla il sole ridiscende nella caverna, cioè ridiscende tra gli uomini, tra i prigionieri, e qui anche qui si possono interpretare in tanti modi le catene che legano gli uomini giù nella caverna, per portarli alla sua condizione. Nel simposio l'uomo che contempla l'idea del bello non si ferma a guardare e a godere di questa visione, ma questa visione ha una conseguenza. La prima conseguenza importante di questa visione è che quest'uomo che è riuscito a vedere l'idea del bello finalmente è capace di fare tanti bei discorsi, tanti discorsi belli sulla virtù, sulla giustizia, su tutto. Quindi è un modo, la contemplazione è un modo per assumere un nuovo atteggiamento nel mondo e non fuori dal mondo, e nel mondo dei sensi, nel mondo della sensibilità, perché l'idea non è qualcosa di astratto, l'idea è qualcosa che ci permette di vivere con maggiore consapevolezza, guardando. Ma la frase di Diotima è l'ampio mare, anche questa è un'altra delle immagini bellissime di Platone. I discorsi sono mari che noi percorriamo, attraverso i quali dobbiamo sapere districarci, l'ampio mare del bello. Ma l'ampio mare del bello è nelle cose belle, soltanto che ci sono due modi di vedere le cose belle. Una, di fermarsi alla bellezza particolare di quella, quanto mi piace quella donna, sì, ma quella donna è un caso particolare, però è bello un quadro, una pittura, una musica di Mozart, eccetera, eccetera, e questo solo se abbiamo raggiunto l'idea del bello. Questa è una delle, e questo credo che tu sia d'accordo su questo, poi ce lo dirai, se non sei d'accordo peggio di te. Questa è una delle ragioni per cui nei dialoghi di Platone è difficilissimo trovare definizioni. Io credo che ci siano pochissime definizioni delle idee nei dialoghi platonici. Una è quella famosa, va bene, della giustizia nella Repubblica. Ma anche qui, nel simposio, per esempio, quando io ho raggiunto la visione dell'idea del bello, non c'è la definizione di che cosa è questa idea del bello, ma si dice il bello, e non è una cosa bella, non è una cosa ora bella e una brutta, non è questa, non è questa, sono tutto ciò che non è
l'idea del bello. Ma che cosa sia il bello non si dice. E infatti Platone non è l'autore delle definizioni che gli vengono attribuite, come sapete, quella famosa opera spuria che si chiama Definizioni, attribuite a Platone. Questa è una delle caratteristiche proprio di quello che io chiamo lo stile platonico, che non è semplicemente lo stile come ha fatto riferimento Francesco allo stile del libro di Ferrari, ma lo stile è l'insieme di tutte le caratteristiche del dialogo platonico. Per esempio, le definizioni che si danno in vari dialoghi, sono state citate, adesso non mi ricordo da chi di voi due, è stato da te il Carmide? A proposito della sofrosiune, sì. Non si dà un'idea della sofrosiune. Tutte le idee di sofrosiune citate nel Carmide vengono criticate. E il Carmide si conclude con una strada aperta che bisognerà ancora cercare questa definizione. Lo stesso nel menù, lo stesso per esempio per quanto riguarda l'amicizia dell'Iside. Tutte le definizioni dell'amicizia sono negate e criticate da Socrate. Eppure, signori miei, tutte quelle definizioni sono vere. Perché negate, rifiutate, criticate, ma tutte vere. Perché in altri contesti e in altri dialoghi vengono assolutamente adottate. Tutte. Questa è una, appunto, caratteristica fondamentale. Adesso diciamo una cosa bella che mi è piaciuta molto del libro di Franco, e cioè Franco non è molto esplicito su questo argomento, però mi pare che assuma una posizione decisa, e cioè il fatto della immortalità dell'anima, che non è una immortalità che si raggiunge dopo la morte, ma è una immortalità che si raggiunge in vita. E quando io mi sollevo da una visione empirica, esistenziale, piccina, a una visione superiore, a quella che viene chiamata la dimensione dell'essere, parole che io odio, perché quando dico è la filosofia dell'essere, del verbo essere, qual è l'essere? Però in due punti del suo libro Franco dice molto bene che l'essere è il mondo delle idee, chiaramente. E allora a questo punto si potrebbe accettare, io non l'accetto, ma si potrebbe accettare l'essere, se intendiamo le idee. Quando raggiunge l'immortalità è un atteggiamento della nostra vita, è un atteggiamento della nostra vita che noi possiamo raggiungere, e anche questo lo dice molto bene Franco, tutti potremmo raggiungerla se fossimo capaci di raggiungere quel tipo di atteggiamento. Nella nostra vita, signori, quando si muove in corpo e in anima, perché ciò, l'anima immortale non è l'anima individuale che la mia, la sua, che vivono dopo la nostra morte. L'anima immortale è questa anima immortale di cui io partecipo mentre sono in vita e non quando muoio. Se poi volete pensare alla vostra anima singola e immortale, pensateci pure. Invece un punto un po' più critico nei confronti di Franco è per quanto riguarda l'assunzione di una posizione, una battaglia che io combatto da decenni, da solo, in tutto il mondo, o forse una di due o tre persone, e cioè su questo binomio di cui non ne posso più, orfico-pitagorico. Signori, orfico-pitagorico è una contraddizione in termini. O è orfico o è pitagorico, perché il pitagorismo orfico, attenzione, non esiste fino al IV secolo, fino ai tempi di Platone, e basta citare due nomi di pitagorici tra V e IV secolo, Filolao e Archita. Non c'è nessun accenno all'orfismo. Non c'è assolutamente niente. Il misticismo è una caratteristica del pitagorismo, ma attenzione, del pitagorismo tardo,
non del pitagorismo, inutile che scuoti la testa, non del pitagorismo fino al IV secolo. Trovatemi l'orfismo in Archita e vi costruirò un monumento. Non c'è. Trovatemi l'orfismo in Filolao e non c'è. Trovatemi i misteri in questi pitagorici e non ci sono. L'atteggiamento pitagorico è un atteggiamento alle origini pienamente naturalistico, e di questo si rese conto lo stesso Aristotele, che è un testimone parziale ma autorevole, specialmente quando critica le dottrine a lui contrarie. Ebbene, la concezione dell'anima dei pitagorici è quanto di più materialistico possa esserci. È una concezione che avvicina Pitagora, o il pitagorismo, perché il primo pitagorismo, quello che sto dicendo riguarda tutto il primo pitagorismo, attenzione, l'anima per questi primi pitagorici non è altro che il pulviscolo dell'atmosfera, xiosmata, e l'anima è legata al fenomeno della respirazione, cosa che si conserva lungo tutta una tradizione, perché anche noi ancora oggi diciamo ha emanato l'ultimo respiro. Il respiro è il simbolo della vita, e il respiro è qualcosa che ci lega materialmente al mondo sensibile, al mondo che ci circonda. Quindi questo era il punto, perché in due o tre punti c'è questa spia dell'offismo, dell'offico pitagorico, e questo te lo dovevo dire. Grazie per avermi sopportato. E diamo la parola a Franco. No, Lidia, prendi questa sedia e mettiti anche qui. Allora, grazie molte, naturalmente ringrazio prima di tutto l'istituto per avermi ospitato, l'amica Florinda, e per me è sempre un piacere essere qua. La prima cosa che devo dire è che ascoltando le vostre esposizioni mi sono reso conto, e lo voglio dire anche al pubblico, di quanto avesse ragione Platone, credo in un passo dello Ione, in cui diceva che molto spesso gli interpreti sono più intelligenti e più profondi degli autori che interpretano, perché quello che di così bello e intelligente e profondo che avete ascoltato non c'è nel libro, diciamo, è frutto qualità dei due espositori e dei tre espositori. Naturalmente io dipendo molto in questo libro dalla esegesi che Gianni ha fornito del Fedoni. Io ricordo una presentazione del suo commento, traduzione e commento del Fedone, proprio nell'aula di fronte a questa, a fianco a questa, con Mario Vegetti nel 2015 o 2016, non mi ricordo, comunque è stata forse l'ultima volta che Mario è venuto a Napoli. Dunque dirò qualche cosa, una seconda premessa, mi corre l'obbligo di ringraziare la Fondazione Eranos, che è l'istituzione che ha commissionato questo libretto. La Fondazione Eranos è una illustre e importante fondazione della Svizzera italiana, che ha sede ad Ascona e che ha visto tra le figure più importanti Carl Jung, che è stato forse il genius loci per tanti anni ad Ascona. E questo libro è, la sistemazione di alcune conferenze che ho tenuto nell'ambito dell'attività di questa importante fondazione. Dirò qualche parola di commento, ma ovviamente sono molto lusingato, veramente una delle ragioni per cui si scrivono i libri è anche avere lettori così profondi e intelligenti, per cui io sono... Anche qui mi hai copiato, quando il Signore presentò il mio libro insieme a Mario, giusto, è vero, la prima cosa che disse: come bello essere letto da persone intelligenti.
Ma evidentemente io ti interiorizzo così tanto che non riesco a citarti perché sei ormai dentro. Ma no, no, mi fai ricordare una frase bellissima di San Amaro che dice: le cose che dico o le ho pensate io e quindi le dico, o le ho prese da altri ma le ho fatte mie e quindi le dico lo stesso. Autore che amiamo molto io e Gianni, lo amiamo molto, sarà. Allora, molto rapidamente, Franco Aronadio, che ringrazio davvero molto, ha sottolineato l'importanza in questo libretto della categoria di trasposizione, forzando un po' i termini si potrebbe dire che, utilizzando una terminologia platonica, la trasposizione è una forma di metabasis eis allogenos, no? Cioè si trasferisce, diciamo, una struttura modificandola radicalmente, riutilizzandola, come tu hai detto. Laddove, ecco, hai osservato una cosa a cui io non avevo pensato, cioè che i meccanismi rituali ed iniziatici si fondono sul motivo della ripetitività che viene meno in Platone, cioè in questa trasposizione dal piano rituale, misterico rituale, al piano propriamente filosofico, viene meno il meccanismo della ripetitività, diciamo, no? Che è fondamentale nella pratica rituale. Il problema adesso è leggere quello che io ho scritto, ma ecco, un aspetto, un'altra osservazione di cui ti sono molto grato, a cui non avevo pensato, ma che mi sarà molto utile, davvero molto utile, perché adesso sto un po' lavorando sul tema della temporalità in Platone, è quello che tu hai detto a proposito di una immortalità che non comporta un'aggiunta di tempo, ma comporta un'uscita dalla dimensione della temporalità nel corso della vita temporale. E allora si può aggiungere probabilmente che questo comporta un'idea in Platone, l'idea che questo evento, che è l'evento dell'immortalizzazione, preceduto o reso possibile dalla conoscenza, dall'ingresso nel mondo delle idee, per così dire, dall'ingresso cognitivo nel mondo delle idee, avviene in un'eternità che è extratemporale. Forse si potrebbe fare riferimento al termine Xiphanes, no? Che noi abbiamo tanto nella misteriosa e famigerata settima epistola, quanto nel Parmenide, molto meno, altrettanto famoso, ma meno famigerato, almeno dal punto di vista della genuinità stessa. Quindi è molto interessante, ti sono molto grato, questa idea di un tempo che non si aggiunge al tempo ma che produce un'uscita del tempo nel corso della vita. Ringrazio naturalmente molto anche Lidia per le sue raffinate e molto, molto pertinenti osservazioni. La prima considerazione che mi viene in mente, tu hai sottolineato un aspetto molto importante su cui tu tendi giustamente a porre l'accento molto di sovente, cioè il contesto drammatico, no? L'esistenza di un contesto drammatico che è inscindibile dallo sviluppo argomentativo. Sono due elementi, due componenti del messaggio che Platone intende veicolare che non possono essere separati. Questo è molto vero. E hai fatto accenno alla palestra di Taurea, dove avviene l'incontro tra Socrate e il giovane Carmide. Ecco, è interessante osservare che le palestre, i ginnasi, sono nei dialoghi luoghi amici della filosofia, cioè sono i luoghi in cui è più facile praticare la filosofia. Mentre quali sono i luoghi nemici della filosofia? I luoghi istituzionali della città, teatri, tribunali, quelli sono i luoghi dove è impossibile praticarla. Quindi è un lavoro che andrebbe fatto, quello sulla localizzazione, perché poi naturalmente esistono anche dialoghi in cui non sembra esserci una localizzazione, ma sono i dialoghi probabilmente in cui è più forte l'astrazione del pensiero, pensiamo al sofista. Pensiamo, nel Parmenide c'è una localizzazione, ma è comunque fuori le mura.
fuori le mura della città, come sono, come, esattamente. Come nel Fedro, naturalmente, come nel Fedro, certamente. Quindi questo è io credo che sia un aspetto che meriterebbe una indagine ulteriore. Naturalmente un tema che ha richiamato Lidia, che per me è molto importante e che è stato oggetto di uno studio molto importante a cui io sono debitore, di Franco Ronaldino, è il tema della Sungheneia, no? E sia Lidia sia Franco hanno sottolineato quello che a mio modo di vedere è l'aspetto decisivo di questo tema. Ora, Platone nei dialoghi descrive in forma mitica come un evento questa affinità, come se nel passato dell'anima ci fosse l'incontro con il mondo delle idee, cioè la visione del mondo delle idee. Si pensi al Fedro, al grande mito del viaggio prenatale, metacosmico, che le anime compiono e vedono la pianura di verità, cioè le idee. Ecco, io credo che questo sia proprio uno dei motivi che richiede un processo di demitologizzazione. E questo, la descrizione di un evento in realtà comporta il riferimento a una condizione, che è la condizione costitutiva dell'anima. E Lidia citava il caso del Menone, no? Il Menone è questo processo di trasposizione tra un sapere iniziatico religioso di sacerdoti e sacerdotesse che dicono che l'anima è immortale. Qui, secondo me, Platone fa dire a questi autori, a questa tradizione, sacerdoti e sacerdotesse, attribuisce loro un'idea di anima immortale religiosa. Certo. Sì. Quindi vuol dire che c'era già, certo. Almeno, ecco. Offerto. Benissimo, benissimo. Benissimo, benissimo. Poi tornerò su questo punto. Allora, c'è in Platone questo processo di trasposizione. Non è nell'idea religiosa l'anima sa tutto appunto perché è immortale e ha visto nel corso delle vite precedenti sia le cose di questa di qui sia le cose dell'Ade, e quindi è in grado di ricordare tutto. Questa è la dottrina religiosa. Platone la trasferisce sul piano filosofico e quindi valorizza la natura dell'anima, cioè il fatto che l'anima sia costitutivamente affine del mondo delle idee. Quindi Platone sta parlando di una condizione. Tutto ciò viene messo in pratica dal famoso esempio dello schiavo. Lo schiavo di Menone che viene chiamato a risolvere un problema di geometria, cioè il raddoppiamento di un quadrato dato, senza avere una competenza e una formazione geometrica. Ora, nel corso di tutto l'esperimento, questa è una cosa che pochissimi hanno osservato, nel corso di tutto l'esperimento lo schiavo non ricorda niente di ciò che ha appreso prima, nulla, non c'è un solo passaggio. L'unica cosa che fa lo schiavo è attivare la sua potenzialità. Esatto. Questo fa lo schiavo. Non c'è alcun ricordo pregresso. E poi, sono molto breve, intendiamoci. Lidia naturalmente ha ragione a sottolineare un punto che io forse solo en passant richiamato, cioè nella visione del Fedro è fondamentale il fatto che la divinità degli dèi dipenda dalla conoscenza, dalla visione del mondo delle idee, quindi è l'ambito, la sfera delle idee che determina e trasmette divinità e quindi immortalità. Però nella misura in cui l'uomo ha accesso a questa sfera può essere divino e immortale, né più né meno che gli dèi. E questo è un aspetto, io credo, davvero fondamentale, davvero fondamentale. Nel Timeo c'è questa idea, secondo me,
straordinaria che Lidia ha rapidamente evocato, cioè l'idea per cui l'uomo è una pianta celeste, non terrestre, no? Cioè il radicamento dell'uomo si trova lassù. Tutto questo lassù naturalmente non ha alcun significato mistico, religioso, non c'è nulla che abbia a che fare, diciamo, con questa sfera. Ha a che fare con il fatto che per Platone, Timeo lo esprime in una forma immaginifica, dice che il Dio ha donato os daimona, come un denume, in noi la parte razionale, e questa parte razionale, cioè l'intelletto, ci rende piante celesti, non terrestri. Questo cosa significa? Significa un rovesciamento totale del radicamento antropologico, cioè le radici dell'uomo sono nel mondo intellegibile. È vero, sono nell'archaia physis, cioè nell'anima nell'anima razionale. È vero che l'uomo è un animale incorporato, che non può vivere senza il corpo, ma una sua componente, certo la più piccola, certo quella che ha più difficoltà ad imporsi, ma è la più divina, una sua componente è autenticamente divina e si trova, appartiene ad un'altra dimensione. Attivando questa componente divina, l'uomo può accedere veramente a una condizione superiore. Posso farti una domanda rapidissima? Sì. Divino, sei d'accordo con l'idea che per me la migliore definizione di divino è quella data da Spinoza, e cioè divino è l'eccellenza. Sì. Sei d'accordo? Non so se sono d'accordo, però per Platone è così. Ecco, vabbè. Per Platone è così, perché Platone, il divino è una, non è un soggetto, è una sfera. Esatto. È un attributo che concerne gli astri, concerne l'anima, o meglio la parte razionale dell'anima, concerne le idee naturalmente, può concernere perfino i numeri, può concernere la virtù, certo, eccetera, eccetera. Quindi hai ragione su tutta la linea, o ha ragione Spinoza. Ecco, arrivo alla questione che mi pone Gianni, e naturalmente saluto con particolare soddisfazione l'esistenza di un accordo così ampio. Io e Gianni ci appiccichiamo. Scusate, il mio napoletano non è che sia così eccellente, diciamo. Non è divino. Non è divino, tutt'altro. Da un po' di decenni, ma sempre con veramente eumenesi elenchois, in confutazioni prive di invidia, no? Esattamente, settima lettera. No, quello di en eumenesi kai aftonois elenchois è la... simposio. Comunque, sono molto contento, diciamo, che, e del resto ho riconosciuto in questo libro un ampio debito nei confronti della sua lettura del Fedone, che condivido veramente in larghissima parte, e che forse Kenneth Dorter aveva in parte anticipato, una lettura molto laica del Fedone. E sulla questione della teoria... credo che tu abbia ragione, cioè sono assolutamente d'accordo sul fatto che l'enfasi sulla teoria non comporta in Platone alcuna opzione nei confronti di un'attitudine epistemologica di carattere intuizionistico. Assolutamente. Io sono convinto che la presenza di numerosi passi in cui la conoscenza è assimilata o alla percezione visiva, ma anche alla percezione tattile, e talora pensiamo al verbo aptomai. Il verbo aptomai vuol dire toccare. Tocca le idee. Certo, ma non solo vuol dire toccare, ma vuol dire anche penetrare in senso sessuale, diciamo, il contatto sessuale. Ora, non è che Platone ritenesse che tutto ciò potesse avvenire realmente, cioè che l'uomo che conosce le idee fa l'amore con le idee. Benissimo. Sono tutte immagini e metafore, un grande apparato di metafore che vuole alludere al fatto che alla fine di un processo, non quindi in maniera improvvisa, ma alla fine di un lungo processo dialettico procedurale, l'uomo può pervenire ad acquisire una conoscenza piena della realtà.
in un passo della Repubblica Glaucone dice che non c'è solo l'aporeia, cioè il viaggio, ma c'è anche il telos tes poreias, la fine del viaggio, cioè la conoscenza. E del resto il prigioniero liberato esce dalla caverna e vede, non solo vede le cose che si trovano fuori dalla caverna, cioè le idee, ma arriva addirittura, sia pure mogis, a fatica, a vedere il bene, cioè il sole che metaforizza o simboleggia il bene. Per sostenere una interpretazione, diciamo, scusate, scettica di Platone, uno dovrebbe riscrivere l'immagine della caverna, dovrebbe parlare di una nebbia che avvolge il prigioniero al di fuori della caverna, ma non c'è nessuna nebbia. C'è certo una difficoltà, ma che attraverso gradati, ma attraverso una serie di passaggi, può in qualche modo, naturalmente solo in pochissimi individui, consentire un accesso a una dimensione conoscitiva superiore. E naturalmente Gianni e Lidia hanno ragione a richiamare sempre l'importanza del contesto, cioè di non bisogna mai estrapolare affermazioni dal movimento dialogico in cui si trovano. Il rischio è, per esempio, di fare Platone un nazista. Se noi prendiamo il Gorgia, prendiamo ciò che dice Callicle, ma anche ciò che dice Trasimaco, lo decontestualizziamo, operazione che in qualche modo fece Kurt Hilbergen, che era un grande interprete di Platone, uno che conosceva bene Platone, era un nazista, naturalmente. Del resto il titolo della sua opera, Platon, die Macht des Geistes, der Kampf des Geistes um die Macht, cioè la lotta dello spirito per il potere, per la potenza, per dire come ragionavano questi autori. E poi c'è appunto il libro di Mario Vegetti, che è sul paradigma in cielo, no? Su tutta la storia degli effetti della interpretazione del Platone, diciamo così, per dire politico. Ecco, c'è qui un punto su cui, ecco, Gianni, naturalmente io e Gianni siamo in parziale disaccordo. È un punto naturalmente importante, non valebbe la pena, cioè non è possibile né parlarne, riassumerlo in poche parole, né appunto marginalizzarlo. Gianni, da quello che dice, sostiene un'interpretazione, diciamo, in qualche misura normativa o kantiana della funzione delle idee, cioè la conoscenza delle idee ha una funzione normativa rispetto all'azione, al comportamento, ma perfino al riconoscere diciamo gli enti che appartengono al mondo sensibile. No, questa è la tua interpretazione, che è un'interpretazione di grande importanza, di grande nobiltà, autorevolezza e tradizione, che tu hai sempre sostenuto declinandola in forme diverse, che io mi sento per certi aspetti di condividere, nel senso che naturalmente le idee, la conoscenza delle idee ha sul piano politico ed etico una funzione certamente normativa. Del resto Platone nel quinto libro della Repubblica, alla pagina 472e, se non mi ricordo male, dice che quel modello descritto, cioè il modello della Callipolis, ci si deve avvicinare os engutata, per quanto possibile, senza pretendere di trasferire il cielo in terra. E questo naturalmente è un argomento forte nei confronti di un'interpretazione normativa o pratico-normativa o kantiana, se così vogliamo dire, della concezione platonica. La mia piccola riserva concerne l'estensione dalla sfera, diciamo, etico-pratica a quella epistemologica. Perché se tu operi questo trasferimento, questa estensione, allora
quasi collochi sullo stesso piano la conoscenza del mondo delle idee o dei principi fondamentali e la conoscenza che per Platone comunque rimane una doxa, non un episteme, una doxa, sia pure una doxa aletes, meglio fondata che in altri casi, del mondo sensibile, diciamo così. Ecco, questa è l'unica mia... Naturalmente anche qui posso trovare un passo in cui Platone potrebbe dare ragione a Gianni, perché quando Socrate commenta il mito della caverna, dopo averlo mito, scusate, l'analogia, il paragone, poi gli studenti mi guardano e dicono: il professore Ferrari ha detto mito, e allora, quando Socrate commenta questo mito, dice che questo personaggio che ritorna nella caverna, dice che sulla base di quello, e usa il verbo gignosco, conoscerà meglio le cose, le ombre. E usa il verbo gignosco. Però naturalmente io posso provare a rispondere dicendo, dal mio punto di vista, ma questo per far dire, per anche dare in modo agli studenti di comprendere quanto si possono dare di una stessa parola interpretazioni diverse, entrambe legittime, io posso dire che qui in questo caso il verbo gignosco non va assunto in un significato forte, ma in un significato un po' più debole, diciamo, non di conoscenza piena. Concludo, credo, naturalmente dando invece su questo punto ragione completamente a Gianni, quando dice che la vera immortalità, ma io credo di averlo detto, magari sì, non l'ho enfatizzato, ma credo di aver... La vera immortalità si acquisisce, dal punto di vista di Platone, in questa vita, attraverso la pratica della virtù. Pagina 77-78. Uso un termine caro a Gianni, e questa immortalità quindi non è una fugue dal mondo, ma è un atteggiamento esistenziale, e quindi potremmo dire è probabilmente un tropos tubiu, un modo di vita, quello filosofico. Grazie. Mi scuso con tutti, ma devo lasciare la sala perché i treni non vivono nell'extratempo, ma nel tempo empirico. Comunque ringrazio l'Istituto e Fiorinda, che in questo momento non c'è, e ringrazio tutti coloro che hanno parlato, in particolare l'autore del testo. Grazie a te per essere venuto. C'è qualcuno del pubblico che vuole fare domande all'autore di cui stiamo parlando? Ma sì. Intanto lascio libero. Vieni qua, Lidia. Vieni. Vado qua, vado al posto di fronte. Non c'è nessuno, sono tentato di dichiarare chiusa la riunione. Sì, certo. No, ma una piccola curiosità, questa trasposizione dal mito logos e quindi dalle parti rituali al discorso filosofico, non volevo lasciar cadere il lapsus freudiano dell'eroticos logos. L'eros che elemento è? C'è un elemento di novità o di continuità rispetto al passato, insomma? Lo chiede a me, A tutti e tre. Io no. Io rispondo in maniera rapidissima, poi lascio la parola a Gianni e a Lidia, che probabilmente hanno studiato meglio di me in maniera più approfondita questo tema. Secondo me l'eros è un vettore fondamentale di trascendimento, cioè è uno degli elementi, anzi dal punto di vista, diciamo, è tra gli elementi pararazionali, quello più importante, che può costituire un impulso che genera il movimento di trascendimento, cioè il passaggio da qui. Sì. Però voglio capire se Platone eredita secondo me la percezione dell'eros oppure la crea lui, non lo so. Proprio a dare un elemento di novità.
Sì, l'Eos è fondamentale per iniziare questa, e questo lo dice esplicitamente Platone. Senza amore non si fa filosofia. Si fa i figli e non si fa filosofia. Bravo, bravo, bravo. No, no, assolutamente, hanno risposto perfettamente. Cioè, l'impressione è che sia una novità platonica, proprio volendo ho l'impressione, sì, però... Sì, ed è l'unico elemento, appunto, è uno degli elementi del thumos in fondo. Però ecco, un'altra trasposizione che traspone dal thumos anche all'intelletto. Bisogna amare, sì, la filosofia. Qui, del resto la parola stessa. Filosofia ha questa componente tensionale. Ha una componente. Bisogna dire, aggiungere però una cosa, che il rapporto con Eros è un rapporto che in qualche modo è problematico, perché è vero che in dialoghi come il Fedro, il Simposio, Eros, e forse anche nell'Iside, Eros esercita questa funzione fondamentale. Tuttavia, e questo dimostra anche, secondo me, il genio di Platone, se noi leggiamo la Repubblica, se c'è una passione che è del tutto non canalizzabile, è proprio la passione erotica, tant'è vero che è assimilata a quella del tiranno. Il tiranno è Eros Tyrannos. Quindi l'unica passione che sembra non sembra in alcun modo canalizzabile sul piano etico e politico è Eros. Incredibilmente, Platone dedica due dialoghi invece a una funzione che Eros può esercitare in un processo di trascendimento che non è solo etico ma è anche epistemologico, diciamo. Decisamente. Assolutamente. Enrico. Le ultime parole di l'ultima sezione dell'intervento. Alza un po' la voce, Enrico. L'ultima sezione dell'intervento di Franco mi sono citato pensare ad alta luce una cosa da quando ci ha pensato, fa bene non parlare, non lo sapete, ci ha pensato un po' da stranito, diciamo, da torre fino a studente, ma non mi dispiace espormi eventualmente anche a dire qualche cosa di non corretto. La mia riflessione partiva dalla frequenza delle occorrenze dell'uso del termine immortalizzazione. E quindi riferiscono quindi alla lettura campianeggiante in qualche modo, diciamo, riferita alla tua interpretazione. L'interpretazione alla quale, aspetta una cosa, la radicalità, io vengo orientato in quella direzione, qualche volta mi ricordo che era sempre più contento, la condivido, però resto con qualche perplessità. Non è un caso che questo termine, diciamo, non appartiene a un lessico che si produce nella cultura europea dalla fine del Settecento all'Ottocento in poi, il lessico del perfezionamento. Lessico che diceva, se mi dessero la perfezione, io la rifiuterei il nome del perfezionamento. Ma lessico che lui aveva liquidato contro l'ontologia. Aveva liquidato contro l'ontologia. Bildung. Questo l'ideale della formazione attraverso cui si realizza davvero la propria essenza, che è una realizzazione di un'essenza in cui c'è un fondamento vagamente ontologico. Poi parlare così fortemente, da parte è giusto, perché rispetto alle premesse che diceva Donatini, mi pare giusto che rispetto alla tradizionale storia delle idee, le idee sono quasi unità che passano, no? Trascorrono nel tempo, alla Begriff si riesce a dove si. Qualcosa di questo adesso ci si apre una contestualizzazione alla storia della cultura, l'interrompere il processo di trasmissione di un'idea, quale quello di immortalità, parlando di immortalizzazione, anche se a livello, diciamo, di fare una cosa interessante, però questo non ci induce questo lessico, questa concettualizzazione, non a negare la sostanza di ciò che avete detto e che io non dico, però in qualche modo a orientare il discorso piuttosto verso la produzione di senso, la produzione di immortalità, e a lasciare sullo sfondo quell'immortalità sulla cui sungenia ci dobbiamo alla fine interrogare. Qual è la soglia di questa sungenia? Perché se siamo piante radicali, questa radice è così forte che il fondamento primo, che non va mai sminuito, è chi? Come dire, limite l'elemento della formazione, della produzione, dell'immortalizzazione, è quello che siamo radicati nell'essere. Diciamo, nell'essere che questa sfera, questa condizione,
non è naturalmente l'essere delle anime che procedono attraverso la mente visiva, però è un fondamento ontologico forte che dice di più rispetto, o dice molto rispetto ai nostri processi, per così dire, diciamo, come di assunzione, di avvicinamento al mondo delle idee e di normativizzazione dello stesso. Cioè, questo è un tipo di perplessità che guarda un accento, per così dire, però in qualche modo mantiene i miei elementi di perplessità. E l'altro elemento di perplessità è rispetto, diciamo, a questo rilasciamento radicale dell'orizzonte mitico-magico rispetto a quello filosofico, che mi convince. Ci sarebbe da parlare, perché l'evento, diciamo, nel mondo rituale in effetti non c'è, perché l'evento è irripetibile, però l'evento ci dice della fattualità, e quindi si può parlare di una serie di eventi, di elementi fattuali che hanno una dimensione rituale, che appartengono all'universo mitico-magico e vengono negati. Però accanto a questa negazione c'è l'assunzione di tutta una serie di elementi della religiosità istituzionale, gli dèi, la provvidenza, la croce, e così via. Cioè, voglio dire, voi non è che avete negato che c'è Cisticchio, però in un discorso come quello della Bildung, che così via, rischia in qualche modo di deontologizzare tutto il discorso, come dire, di valore. Questo era, come dire, il tipo di riflessione generale. Ciò che dicono, come dire, non trova nessuna contraddizione in ciò che in fondo avete detto, però gli accenti, per così dire, in fondo dicono poi della sostanza a volte delle interpretazioni. Allora, se il discorso cade sulla dimensione pragmatica operativa, per carità, figuriamoci, io sono affascinatissimo dal platone platonico, dal platone politico, così dire. Però, insomma, in una certa misura questa condizione è così forte che dobbiamo interrogarci se l'assumere non sia così forte a dare un fondamento così ontologico, diciamo, al nostro essere, che indebolisce in qualche modo, o come potrebbe, come dire, attenuare l'accento sulle letture, per così dire, cambializzanti. Questo è il Non so che dirti, Enrico. Io credo che del resto questo lo facciamo tutti più o meno, e cioè è tutta una questione, come intravedo dal tuo discorso, è tutta una questione di accenti. Calcare troppo su un accento significa necessariamente metterne in ombra altri, e queste sono scelte ermeneutiche che facciamo, evidente. Forse sono anche soggettive, dipendono dalla soggettività di ciascun lettore. Esatto. La neutralità esegetica non esiste, come diceva già Hegel. Comunque accolgo sicuramente il secondo dei tuoi suggerimenti, hai ragione. Il processo di trasposizione rispetto a una religiosità rituale iniziatica non significa che Platone non utilizzi positivamente, almeno nelle leggi, perché in altri dialoghi è molto meno forte, ma almeno nelle leggi, una forma di religione istituzionale, che però non è già più quella religione là, è una religione, diciamo, della polis, razionalizzata, e della polis cosmologizzata. Lì comunque hai perfettamente ragione. E sull'altro discorso dobbiamo rifletterci, dobbiamo pensarci. Naturalmente io non... È vero che il radicamento antropologico dell'animo dell'uomo, nel senso della sua parte razionale, nel mondo intellegibile è in qualche modo un dato, tra virgolette, ontologico. Però non è una datità, è una possibilità. Tant'è vero che nella stragrande maggioranza degli uomini questa componente divina è completamente, come dire, assoggettata alle componenti mortali, rimanendo nel mito del Timeo, in cui si dice che l'unica anima divina creata dal demiurgo o fabbricata dal demiurgo sui resti dell'anima del mondo, l'anima razionale, la quale nel momento in cui scende nel mito, intendiamoci, in un corpo, certamente, assume, diventa
triplice, diventa le parti irrazionali dell'anima si aggiungono per consentire un effettivo incorporamento dell'anima razionale. Vuoi dire non so, no, linea. Io voglio dire solo che tu hai parlato di perplessità e questa è la riprova che i dialoghi di Platone sui quali ci interroghiamo e che sono la materia stessa del pensiero pensante sono esercizi di perplessità. Aporia. E trovare l'eupovia è molto difficile. No, però non impossibile. No, assolutamente. Oh, bravo. Nell'immortalità non ci vede proprio il senso della vita. Chiede a me? Sì, sì. Beh, sì, nel senso che ho provato a dire, cioè in una forma di immortalità laica, acquisibile come prodotto della conoscenza e della virtù in questa vita, questa immortalità diventa un tropos tubiu, cioè una maniera di vivere. E quindi, certo, in questo senso è il senso, direi è il telos, il fine a cui l'uomo può pervenire. Nel senso matematico, la teoria, il pensiero, è l'elemento necessario, ma per rendere sufficiente l'esistenza della vita è proprio la vita. Sì, la vita che cos'è allora la vita? Dal punto di vista platonico, è l'anima? Che tipo di anima è? Platone è figlio di Socrate, vede in Socrate l'unione tra patria e la... Ah, non c'è dubbio, sì. Platone l'ha teorizzata questa unione. Platone e Aristotele sono figli di Socrate e la vedono in due momenti, con due sfaccettature, diciamo, che si completano nella vita proprio di Socrate. Sì. E io poi nella continuità da Alessandro Magno, io non sono capitato, perdonate, in Alessandro Magno vedo qualcosa di Aristotele che vedo soltanto nell'azione e non vedo invece quello che poteva essere la filosofia, perché altrimenti Alessandro Magno non avrebbe fatto quello se fosse stato accompagnato dalla filosofia di Platone, quindi vedeva la filosofia di lì, si Socrate. Noi la ringraziamo per questa cosa che ci ha detto, grazie. C'è ancora una domanda. Prego. di Girolamo. Di Girolamo. La curiosità riguardo all'aspetto temporale che ho messo nella discussione, la natura dell'anima come un genere rispetto alle idee, la pone in una dimensione extratemporale. Al tempo stesso però la psiche ha comunque a che fare col tempo. C'è una questione del rapporto della temporalità nel mondo fisico. Mi chiedevo in che modo chiaramente si possono coniugare queste due dimensioni e se possiamo vedere una qualche corrispondenza, comunque una qualche vicinanza rispetto al tema della partecipazione dei centri sensibili rispetto alle idee. Se le idee sono una dimensione extratemporale, e c'è un rapporto delle cose sensibili con le idee, questo rapporto può essere un modo sì, rispondere, fa rispondere. Il rapporto della CIPE rispetto a cosa? Questa è una domanda. No, questo è un tema enorme, molto molto interessante. Io adesso voglio mettermi a studiare la Syngeneia, lo dicevo oggi al professore Nuzzo, perché trovo che questo elemento della Syngeneia, questa parentela, sia la chiave di volta per l'interpretazione logica, ontologica e gnosiologica, proprio nel senso che dicevi tu. Allora, io credo che l'anima sia proprio il punto di raccordo tra la dimensione sensibile e la dimensione intellegibile, punto di raccordo in quanto somiglia il sensibile somiglia all'intellegibile, grazie all'anima che media questa relazione. E quindi anche la partecipazione delle cose sensibili temporali alla intemporalità delle idee avviene così. In fondo il tempo è l'immagine mobile dell'eterno, cioè proprio la dimensione temporale dell'eternità, l'immagine
la Siungheneia come somiglianza è rappresentata dall'immagine. L'immagine in Platone è ciò che somiglia a. Quindi somigliare significa essere un'immagine di. E quindi le cose sensibili sono immagini delle cose intellegibili, grazie all'anima che ha, come dire, due facce, no? C'è una faccia che guarda nel mondo di qua giù e una faccia, è una nozione di grandissima importanza. Se non somigliasse all'essere l'anima non potremmo conoscere niente, non ci sarebbe relazione tra tempo ed eterno, tra cose e pensieri, tra parole e cose, perché anche le parole sono immagini. Quindi mi pare che veramente hai toccato un tema di grande momento. Grazie Sergio di questa tua domanda. Resta però la perplessità di Platone dell'immagine. Certamente, però Platone fa uso a piene mani delle immagini. Cioè Platone da un lato, certamente. È un'offesa all'intelligenza di chi pensa ricorrere alle immagini. Però ricorre in continuazione di icons, non fa altro che parlare per immagini. La cosa importante, no, per rispondere a questo punto, è vero che critica le immagini naturalmente, ma quale uso delle immagini critica Platone? Quello di chi si ferma all'immagine e non la usa come un predellino per salire a ciò di cui l'immagine è immagine. Chi si ferma al mondo sensibile sono i filoteamones, cioè coloro che amano gli spettacoli, che amano le cose belle, che sono immagini del bello, ma si fermano alle immagini e non sanno invece che l'immagine va accolta come immagine di qualcosa che la trascende. Ed ecco il trascendimento, quel trans di cui parlava anche il professore Rodaddio. Grazie anche per questa riflessione. Se non ci sono altri interventi, chiudiamo la seduta. Grazie a tutti. Grazie a voi, grazie a voi.